Brembo presenta Con le ultime due gare di stagione, la Ferrari, ma soprattutto tutti i top team, sono già orientati allo sviluppo vettura 2023. Ma CronoGP fa un salto addirittura al 2026, perché la federazione ha deliberato i nuovi regolamenti per la nuova generazione di Power Unit, che perderà l'MGU-H, ma soprattutto avrà un monte di potenza elettrica del 50%, quindi cresce l'energia elettrica nelle vetture, raddoppia la batteria che sarà posizionata sotto il serbatoio di carburante e avrà attaccato l'MGU-K che si scorpora quindi dal motore. Power Unit è perché avremo una MGU-K da potenza praticamente tripla rispetto a oggi, dai 163 cavalli passeremo ai 474, quindi 50% della potenza sarà termica, l'altra parte elettrica, ma soprattutto ci si allineerà ai carburanti sintetici e quindi la Formula 1 vuole anticipare questa tendenza tecnica per supportare l'automotive e correre con carburanti puliti. Il 2026 diventa l'anno zero per le Power Unit di nuova generazione, dalle quali oltre il 50% della potenza sarà elettrica. La progressiva elettrificazione dei Power Unit e i carburanti sintetici 2026 sono in linea con il nostro obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2030. La Formula 1 dipenderà sempre più dagli elettroni. I motori che vedremo tra 4 anni saranno stravolti nella loro configurazione. La rimozione dell'MGU-H stravolge le strategie ibride dei futuri motori che perdono la rigenerazione dai gas di scarico e ritorneranno a patire il turbo lag. L'MGU-K viene scorporato dal motore e riposizionato all'interno del telaio, in un'area adiacente alla batteria e all'elettronica di controllo. Banditi i collettori a geometria variabile che, rispettando un'altezza fissa, rendono il flusso di coppia meno favorevole. Crescono le dimensioni dell'accumulatore che, dal 2026, deve gestire 350 kW, 476 cavalli e non più 120, con un aggravio di peso previsto di 25 kg. Si allarga la standardizzazione di componenti elettrici, iniettori, bobine, sensori di detonazione, temperatura e pressione per contenere i costi di ricerca e produzione. Allungata la vita dei collettori di scarico e dei terminali che dovranno rispettare la vita completa del motore termico, portando al risparmio sui costi stagionali. Regolamenti e ricerca convergono quindi su una nuova Formula 1 pensata per sviluppare una tecnologia sostenibile e rapidamente applicabile all'automotive, offrendo vantaggi diretti agli utenti di auto stradali. In questo scenario la direzione della ricerca prende nuove strade. L'abolizione dell'MGU-H sottrae una delle due fonti di rigenerazione elettrica e coincide con un MGU-K 3 volte più potente. Per alimentare 476 cavalli, le batterie avranno dimensioni doppie e un sistema di raffreddamento più esteso per mantenere il pacco di celle ad una temperatura non superiore ai 70 gradi. Allo studio una nuova chimica dei fluidi al servizio dell'accumulatore e dell'MGU-K, capace di catturare ed estrarre più calore dalle pareti metalliche e dai conduttori, evitando surriscaldamenti e perdite di efficienza elettrica. Stabilizzate le temperature e liberati dallo spettro di una strategia di gara lift and cost per risparmiare energia, la Formula 1 affronta la nuova sfida della gestione dinamica della carica elettrica. In ballo c'è un monte di rigenerazione di 9 megajoule in frenata ad ogni giro contro i 2 attuali e nessun limite all'utilizzo di energia, mentre oggi c'è un tetto di 4 megajoule al giro. Piaccia o no,
la nuova era della Formula 1 sposta definitivamente l'asse di ricerca dal motore alla progettazione di algoritmi e software al servizio della parte ibrida, che diventeranno inesorabilmente la nuova frontiera di ricerca per guadagnare cavalli elettrici. Il riscatto della Ferrari parte dal Gran Premio del Brasile, dove il circuito è ad una quota di 1500 metri più bassa, dai 2200 del Messico si passa ai 740 di Interlagos, ma soprattutto abbiamo delle condizioni di layout pista decisamente più favorevoli per la Ferrari, quindi abbiamo un maggior carico sulla vettura per stabilizzare l'intero sistema telaio e bilanciare al meglio l'aerodinamica, ma abbiamo anche una maggiore capacità di raffreddamento del propulsore, che è stato uno degli elementi critici che abbiamo visto proprio sul circuito del Messico. Dove lavora la Ferrari? Beh, certamente nel nostro servizio vedremo che lavora sui freni per migliorare il bilanciamento aerodinamico, ma soprattutto per portare dei nuovi componenti prototipali 2023 per aumentare il livello di affidabilità. Nel nostro servizio tecnico abbiamo voluto fare un'indagine, un'analisi su tutte le aree migliorative della F175, ma soprattutto un'indagine che va a cercare di capire dove la Ferrari può raccimolare qualche frazione di secondo estremamente preziosa per riproporsi davanti come ad Austin, ma soprattutto cercare di non compromettere il passo gara con un deterioramento eccessivo delle coperture. In queste due settimane abbiamo preparato Brasile e Abu Dhabi reagendo ai problemi del Messico, dove siamo mancati nella trazione e bilanciamento. A Maranello il lavoro di analisi vettura ha portato a rivedere gli assetti per il Brasile dopo i problemi in quota del Messico. Interlagos è un circuito misto, con curve ad alta velocità che richiedono alla F175 uno step in più nel carico aerodinamico e un assetto sospensioni diverso. Le sconnessioni pista innescano un beccheggio in frenata che, con tarature e ammortizzatori non lineari, potrebbe compromettere il flusso d'aria nel sottovettura, fattore che disturba l'effetto suolo, rendendo l'appoggio in curva meno progressivo. La sospensione anteriore prevede una gestione del trasferimento di carico per neutralizzare questo problema. Tre elementi per scomporre le forze: barre antirollio anteriori e interne quelle di torsione. Il terzo ammortizzatore, più elastico, limita il beccheggio in staccata e rende l'assetto più stabile. Le barre antirollio insieme agli ammortizzatori verticali sono tarate per migliorare l'appoggio e sopportare l'elevata deportanza di Interlagos. Accorpati al bilanciere, puntone di reazione e ammortizzatore, schema che consente di ottenere varianti nelle regolazioni per gestire al meglio l'altezza del corpo vettura in funzione delle sconnessioni della pista e della pressione verticale esercitata dal muso che, sul circuito brasiliano, rappresentano variabili per l'assetto estremamente complesse da interpretare. Interlagos è un circuito ad alta sensibilità per i freni. Non ci sono staccate violente, ma frenate critiche, perché il pilota tende a portare il rallentamento in curva con l'assetto destabilizzato e più leggero sulle ruote interne. Proprio per questo aspetto è indispensabile rivedere la distribuzione del carico frenante e migliorare la sensibilità sul pedale. La pompa freni è integrata con l'impianto del brake by wire, che consente di distribuire la pressione esercitata sul pedale dal pilota fino a valori di picco di 160 kg nelle staccate più impegnative. La pompa prevede un pistone che attiva in modo diretto i freni anteriori.
Quelli posteriori utilizzano un sistema elettroidraulico collegato all'MGUK, che provvede a bilanciare la frenata meccanica con quella rigenerativa al posteriore, assicurando una capacità di rallentamento progressiva della monoposto anche ad Interlagos, dove asfalto sconnesso e assetto destabilizzato in inserimento curva rendono critica ogni frenata.